Because you too it's with it. Fischio man. Fischio man col fischio. No! Volevo innanzitutto ringraziare Andy e il suo staff per tutto quello che aveva fatto per l'Udinese Calcio sino ad oggi e dare il benvenuto al 31esimo allenatore dell'Era Pozzo, Gigi Del Neri. Friulano Doc. Buongiorno. E quindi ovviamente legato alla nostra terra, Doc, legato alle nostre radici, Doc, è un ex giocatore, Doc, quindi passo la parola a Orsesner. Grazie Presidente, io la giro immediatamente al direttore sportivo, Ovivo, Bonato. Buongiorno a tutti, ci sono delle difficoltà, quando le cose non vanno, quindi il malessere si deve fare qualcosa di traumatico, come può essere, ci sono con tutti i tifosi che è un obiettivo che nei suoi punti cardine prevedono anche l'inserimento graduale di giocatori italiani, è il grande calcio duro per cercare di raddrizzare i giovani e è ovvio che serve tempo e un attimo di pazienza. Grazie direttore. Allora possiamo iniziare con le domande dei giornalisti. Buongiorno mister. Grazie. Possiamo dire, dopo essere stato tanti anni in la panchina dell'Udinese, che emozioni sono arrivare su questa mattina? Che ed è chiaro che il mio sarà un impegno totale per quello che vuol dire dare il mio campo a una squadra che ha dei valori. E com'è entrare in corsa in una situazione che a livello di corsa è drammatica, però se vinci va tutto bene, se perdi comunque va tutto bene. E io spero di prendere da lui il calcio che ha lasciato, perché il calcio è fatto, sullo scritto è fatto di idee estetiche. Ecco, diciamo così. Volevo dire, ti sei fatto questi due giorni? Sì. Buongiorno mister, io mi sposto totalmente su un altro tema, che è quello emotivo più che tattico. Diciamo che più punti tecnici, punti tattici. Io sono sempre stato uno che generalmente e quasi sicuramente sarà sempre al 90 per poter rendere al massimo negli accoppiamenti tra quattro, e questo mi sembra un fattore abbastanza male, perché al giorno d'oggi hai bisogno di gente che sappia anche scolpare, insomma, perché non puoi. Buongiorno. Massimo Meroi, messaggero, ciao. No. La storia dice, no, che Del Neri ha fatto sempre il benedetto 4-4-2. Non sempre 4-4-2, anche 4-2-3-1, 4-3-2-1, pazzesco. Le ali si chiamano ali perché hanno le ali, cazzo, grande, senza palla, dipende. Cioè i numeri, c'è Carampa Fulan, i numeri sono, insomma... Ho letto che quando lei giocava qui a Udine veniva soprannominato Duce. Le faccio poi una domanda. Uno dei problemi grossi che sono alla luce del sole di questa squadra da alcuni anni è non avere uno cazzo duro all'interno dello spogliatoio, soprattutto di italiani. Come pensa di ovviare a questa situazione? Cioè siamo, abbiamo dei brasiliani, abbiamo dei colombiani, abbiamo dei croati, abbiamo gente che arriva da... Le accomuna la persona per il cazzo. Quindi è chiaro che tu devi lavorare su situazioni che loro non hanno, migliorandole per loro e dandogli, come si diceva, un po' di culo anche, perché poi alla fine... Secondo lei c'è una stella? Dipende poi cosa si intende stella. Ci sono tante... C'è la stella tecnica, c'è la stella dinamica, c'è la stella di spogliatoio, 1, 2, 3 stella. Stai su di me. Grazie a voi.